Nino! Sento ancora la voce di mia madre che mi incalza. Sento il suono della campana, i miei passi veloci per raggiungere la chiesa di San Biagio a Montecorice. Fa presto, il parroco ti aspetta! E mi vedo ancora indugiare, nonostante la fretta, a osservare gli antichi e misteriosi arredi disposti lungo i lati della navata. E tra questi, un dipinto in particolare. La Vergine con le anime purganti, che mi provocava un fugace brivido di terrore lungo la schiena. In momenti come questo, la grande bellezza della città che mi ha accolto da adulto riaccende in me il ricordo dei luoghi incantati in cui sono stato bambino e adolescente. Come i paesaggi che hanno fatto da sfondo ai miei primi amori. Il crinale del mulino a vento, che aveva ormai perso la copertura girevole con le pale, ma conservava ancora gli ingranaggi in legno. Thank you.
vicinissimo, il mare incontaminato di Agnone. Le escursioni in barca per raggiungere le mille calette che ci sembrava di essere i primi a scoprire. Certo, l'acqua del Tevere è molto diversa da quella del mio paese. Rivedo la spiaggia di Case del Conte, dove mi divertivo a ricostruire con la sabbia l'antica torre costiera che vedevo lì, a pochi passi da me. Il canto, che improvviso erompe da una chiesa, mi riconduce ai riti ancestrali della mia terra. Thank you.
mi sembra di assistere ancora alla visita ai sepolcri, che si tiene da secoli nel giorno del Venerdì Santo e coinvolge tutti i piccoli paesi del Montestella. Infatti, da ogni villaggio le confraternite partono ancora oggi e vanno a visitare le chiese degli altri paesi. Si tratta di un rito unico nel suo genere, che abbraccia l'intera montagna. Quella cerimonia, per noi consueta, con quei canti dal vigore arcaico, dapprima incuriosiva, poi affascinava i visitatori, come la mia ragazza di allora. D'altronde era facile per me intrattenere la mia amica del cuore facendole da guida agli angoli più pittoreschi del mio comune. Anzi, mi sembrava che il carattere così forte di quei luoghi, nati dall'incontro secolare tra uomo e natura, mi attraversasse e si esprimesse un po' anche attraverso me e mi rendesse più forte, più sicuro.
Mi è sempre piaciuto l'odore del limone. Ricordo il profumo inebriante che si sprigionava dalla scorza di quelli appena colti dall'albero, nell'orto di mio nonno. Come pure i sapori fantastici di quella cucina, che erano la culla della dieta mediterranea. E io non lo sapevo. I miei giri si concludevano a volte sotto la torre di Ortodonico, la cui sagoma, di giorno familiare, si incupiva al calar della sera. Allora entravo nel museo della civiltà contadina e mi aggiravo a fantasticare tra quegli attrezzi a volte familiari, più spesso misteriosi. Ma mi rendo conto che la suggestione del ricordo e la nostalgia sono così intense da farmi dimenticare che quei luoghi sono ancora là, intatti, a sfidare il tempo che passa. Thank you.
E allora, perché aspettare ancora?